Alleluia! Questo mondo sta andando verso una distruzione! Milano, anche tu lo devi sapere! Milano è una delle metropoli d'Europa, del mondo! Ecco perché il Signore ci ha mandato a predicare anche qui! Perché, cari, il Signore è misericordioso e Lui avverte sempre le nazioni prima che venga il giudizio, la distruzione, come ai giorni di Noè, prima del diluvio. Dio mandò Noè e Noè predicava. Gloria a Dio, mentre lui alleluia. Costruiva l'arca. Noè era un uomo di fede. Noè ascoltò la parola, la voce di Dio dell'Eterno. E Noè ubbidì. Alleluia. Noè ubbidì per costruire l'arca, perché Dio disse a Noè che doveva venire un diluvio. Gloria a Gesù. E Noè costruiva l'arca e intanto predicava. Noè era un predicatore di giustizia e avvertiva il popolo. E Noè diceva: sta per arrivare un diluvio sulla terra, salvatevi, convertitevi, se volete potete entrare nell'arca. Sapete, la gente ai tempi di Noè lo prendeva in giro, dicevano: Noè è pazzo, ma cosa fa Noè? Ma cosa fa questo qui, è pazzo? Costruisce un'arca, ma dov'è l'acqua? Loro dicevano: dov'è? Non c'è il mare. Noè costruì l'arca sopra un monte, dov'era l'acqua? Tutti lo prendevano in giro, dicevano: Noè è diventato pazzo. Ma non era così. Noè aveva ascoltato la voce di Dio, come anch'io oggi sono qui a predicare. Non sono pazzo, sto predicando le parole del Signore. Gesù è la neve. Alleluia. E un giorno verrà una distruzione su questa terra. Sarà peggio del diluvio. Ascolta perché ti sto avvertendo. Ascolta perché ti sto avvisando. Con la parola di Dio sto avvertendo ognuno di voi. Nessuno avrà scusa in quel giorno. Su questo mondo verrà una terribile distruzione che l'occhio umano non ha mai visto. Lo dice la scrittura, lo dice la parola di Dio. Il mondo nel quale viviamo sarà arso dal fuoco. Questo mondo sarà distrutto con il fuoco. Sarà peggio del diluvio. Alleluia. Lo dice la scrittura. Ecco perché il Signore sta mandando i suoi predicatori in tutte le nazioni, come ai giorni di Noè, per avvertire il popolo. Alleluia. Bisogna entrare nell'arca. Gloria che a Gesù. Salvezza. Ma adesso l'arca non è una barca di legno. L'arca è la fede. Amen. Alleluia. La fede in Cristo. La fede in Gesù è l'arca della salvezza. La fede in Gesù. La fede nel Vangelo è l'arca della salvezza per noi oggi. E se noi abbiamo fede, saremo protetti. Perché il Signore, ascoltate, prima della distruzione, il Signore stesso verrà. Alleluia. Scenderà dal cielo. Gloria a Dio. A prendere i suoi eletti, a prendere i suoi fedeli. Alleluia. Il Signore stesso verrà dal cielo a prendere il suo popolo per portarci con sé nella nuova Gerusalemme, nella città celeste. La Bibbia dice che Dio ha preparato una città nei cieli, una città eterna, una città gloriosa. Alleluia! E l'unico modo per arrivare in quella città è la fede in Gesù Cristo e credere in Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Ascoltate cosa dice la scrittura nella prima lettera
Alleluia, nella prima lettera ai Tessalonicesi. Cosa dice la parola di Dio? Città di Milano, ascolta, apri le tue orecchie. Chi ha orecchi da udire a oda? Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 15, ascoltate. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, alleluia, ascolta, il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E alleluia, sempre col Signore. Dio. Alleluia. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Cari di Milano, queste parole ci consolano. Queste parole ci illuminano. Queste parole possono trasformare il nostro cuore. Queste parole possono trasformare la nostra vita, illuminare il nostro cuore e possono incoraggiarci veramente a credere nel Signore Gesù Cristo, perché le sue parole sono veraci. Ripeto ancora, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Alleluia. E tutte le parole del Signore Gesù Cristo avranno il loro compimento. Tutte le parole di Cristo si compiranno. La Bibbia dice, alleluia, che Gesù Cristo discenderà dal cielo per prendere il suo popolo e per portarci nel regno dei cieli prima che venga la distruzione sulla terra, perché verrà una distruzione sulla terra. Le nazioni tremeranno, ogni cosa materiale tremerà, verrà una distruzione sulla terra, ma prima il Signore scenderà dal cielo, gloria a Dio, a prendere il suo popolo, quelli che hanno creduto in Lui, quelli che hanno seguito la sua parola. Alleluia. Quelli che hanno seguito la sua volontà, gloria a Dio. E Lui ci libererà dalla distruzione che verrà per portarci nel regno dei cieli. Alleluia. Alleluia. Perciò credi nel Signore Gesù. Confida nel Signore Gesù. Non rimanere nel buio. Non rimanere nel peccato. Avvicinati a Cristo. Avvicinati a Dio. Gloria a Dio. Dio si avvicinerà, alleluia, a te con la sua luce, con la sua presenza, con la sua grazia. Ti illuminerà. Se tu credi nel Signore Gesù, sarai illuminato dallo Spirito di Dio e anche tu farai, alleluia, parte di quel popolo benedetto che farà parte del regno dei cieli. Alleluia, al suo nome gloria.
credi nel Signore,